Bentornati a tutti, bentornati su un nuovo video, questo è il nuovo Sol 2. Oggi sono lanciatissimo con Sol 2. Quindi, siamo qui. Chiavistello dall'altro lato? Ma io non ho trovato porte chiuse. Qualcosa di orribile. Ho trovato un chiodo. Questa grata si apre. Salvataggio, sì, bello, mi piace. Minchia, ma quante siringhe mi stanno dando? Cioè, da che non me le davano, me ne stanno dando una frapa. Ce l'ho già lascio da pompiere, grazie. Oh, registratore. Una storia divertente. Ero nel negozio all'angolo e questa ragazza mi ha chiesto se potevo cambiare un pezzo da 20. Ci ho messo un secondo, ma alla fine l'ho riconosciuta. Sarah Blacklock, l'informatrice che Amanda ha incontrato dopo il suo rilascio. Non mi ha riconosciuto. Dopo che mi sono accorto che era lì, che era lei, non potevo smettere di guardarla. Deve averlo notato, perché mi ha chiesto cosa stessi facendo ed io ho improvvisato una battuta dozzinale, facendola ridere. Ci siamo capiti al volo. Se fossi stato un poliziotto, questo sarebbe stato un violare le regole, ne sono certo. Ma in questo momento non mi importa. Sono solo felice del fatto che quando torno a casa c'è un po' di luce da aspettarmi. Non mi sentivo così da tanto. Ah, quindi non era soltanto un rapporto informatore, andava pure. Brava, brava. Salviamo! E gliela dava, hai capito che gliela dava lei? Merda, mi è caduta. Shish. Allora, dobbiamo fare questo. Yes! Benissimo andata. Qua dovrebbe esserci. Ah, merda! Sì! Cioccato malissimo. Dammi la mazza. La mazza che mazza. Trovato nulla. Trovato nulla. Solvente per vernice, perfetto. Trovato nulla. Basta! Quante siringhe in questo mondo? Cioè, da che non me ne davano, veramente? Me ne stanno dando troppe! Non riesco a sprecarle tutte. Oh, qua c'è un dossier. Ho riottenuto i miei dossier. Non dirò come, mi sono già dato abbastanza la zappa sui piedi con i miei rapporti. Ho anche acquisito le informazioni su Gideon dalla scrivania di Carrie. L'azienda possiede circa 8 isolati in totale ed ha 3 appaltatori che stanno lavorando a dei progetti. Alcuni degli edifici industriali che Gideon possiede hanno in comune la stessa fogna. Deve essere come un formicaio lì sotto, ma che ci farà con tutte queste proprietà? È un nome fittizio, ovviamente. E le proprietà in cui. Kramer organizza i giochi. Ah!
Allora, il giallo. Spero che funzioni così, eh. Posso manipolare? Ok, posso manipolarli tutti, quindi questo va bene anche così. Quindi blu. E ora il blu, che va bene così. Perfetto, è andata benissimo. Boom, baby. La banchina di scarico, scarico d'ovest. Ancora siringa. Sa che c'è Pined. Yep. Oh, cazzo. Merda in culo. Che sta facendo? Devo buttarlo sulla parete elettrificata. Vabbè, ma fa di quelle curve, di quelle curve, di quelle curve. Perché non ti butti su quella parete da solo e ce la facciamo finita? Fa di quelle curve. Dai. Hanno incastrato nel botro. Non è facile, porci, vi assicuro, non è facile. Ma cosa ci è andato contro? Niente, niente. L'ho perso. Oh, ma dai.
Cazzo! Cazzo fa? Il problema è che non lo vedo. No, vi giuro l'odio. No, ma non fa. Tra l'altro ho quasi finito la memoria. Ecco. Che pa squa. Perché non posso toccare la parete, però lui gira insieme a me. Di conseguenza, se non stai proprio attaccato alla parete, lui non ci finisce contro la parete, giustamente. Fa ricominciare da qua, boh. Vabbè, porci, termino con l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Più che altro chiudo perché mi sta finendo la memoria. Quindi non posso più registrare. Detto questo, like, commenti, share, sapete come fare. Link al mio video, potete mettere in descrizione del video. Se non siete iscritti su YouTube, iscrivetevi. Campanella di avvisi sempre attiva per rimanere sempre aggiornati. E per il resto ci vediamo in un prossimo video. A presto, ciao ciao!